canzoni spesso sono per me, molte canzoni mi ricordano delle situazioni che non per forza appartengono a quel momento, eccetera, eccetera. È come quegli odori che si sentono, che ci ricordano l'infanzia o una pietanza precisa, eccetera, eccetera. C'è una canzone scritta proprio dalla Vanoni che a me ricorda una persona molto speciale, che è mio padre. E mi ricorda mio padre, il suo carattere, il nostro rapporto, perché da bambino mio padre era il mio eroe, naturalmente. Io da bambino avevo la particolarità di arrampicarmi dappertutto. E salivo sui mobili, salivo sugli armadi, salivo sugli alberi, sulle case, tipo una casa in costruzione, un posto pericoloso. Io ci salivo, mi arrampicavo. Il problema poi era scendere, avendo le gambe corte, perché ero un nano, e era complicato. E l'unico essere umano che poteva, che aveva il permesso di venire a prendermi, perché l'unico di cui mi fidavo, era mio padre. Naturalmente i principi e gli eroi crescendo cambiano, quindi la visione cambiò, ma è normale, l'adolescenza, le crisi, la guerra. In più mio padre ha un carattere molto speciale. E quindi c'è questa canzone della signora Vanoni, che io stasera avrò l'onore, dopo tanti anni, ma tanti, tanti, tanti anni, che non succede, di cantarla insieme a un'altra persona che ha conosciuto mio padre molto bene, perché è mia sorella, e dovrebbe stare da qualche parte lì. Milena Amodeo. Questo è veramente improvvisato. Ora cominciamo. Uomini che conquistano la terra, il cielo e il mare, senza pace, sempre in cerca del tesoro, sempre in guerra per paura di morire. Guardano con quegli occhi prepotenti da bambini, duri come antichi idoli pagani, desiderati, perduti mai, capiti mai. Son tanti gli uomini che ti assomigliano. Uomini d'oro.
piacciono.